è solo perché l'uomo ci creda, ma anche perché l'uomo l'ami. Ciò per molti che credono in Dio è un segreto sconosciuto. La bellezza di Dio è nella sua opera, solo attraverso l'esperienza le persone possono scoprirne la bellezza. Vederne le azioni, la bellezza e l'indole concreta e normale. Tutto ciò è molto più reale della conoscenza di Dio nei cieli. C'è così tanto da amare in Dio. C'è così tanto da amare in Dio. Non importa quanto l'uomo ami Dio nei cieli, sono idee umane, non è reale, anche se l'amore dell'uomo per Dio sulla terra è poco, è pur sempre reale, con la sua reale opera Dio si mostra, così guadagna l'amore dell'uomo per farsi amare. Dio viene tra gli uomini che sperimentano la sua realtà. Se Pietro non avesse mai vissuto con Gesù, non l'avrebbe mai potuto amare. Anche la sua lealtà a Gesù fu costruita grazie all'incontro con Lui. Le persone non osano amare Dio, ne provano ad amarlo. Non hanno mai scoperto quante cose di Dio siano amabili, né che Lui ama l'uomo e che Lui è il Dio che l'uomo deve amare. C'è così tanto da cose che si vedono solo incontrandolo. Quando Dio viene sulla terra, l'uomo può vederne le azioni, la bellezza e l'indole concreta e normale. Tutto ciò è molto più reale della conoscenza di Dio nei cieli. C'è così tanto da amare in Dio. C'è così tanto da amare in Dio. Se fosse fatto carne, non si potrebbe conoscerne l'opera, e quindi l'amore dell'uomo per Dio sarebbe contaminato da invenzioni e falsità. L'amore di Dio nei cieli non è reale quanto l'amore di Dio sulla terra, perché la conoscenza di Dio nei cieli è basata sull'immaginare, non su quel che si vede, né su quello di l'uomo ha avuto esperienza.